iniziamo la discesa vera e propria, tiriamo giù la sella, perché adesso la cosa si fa difficile. E di qua che si inizia a scendere sul serio. Abbastanza scorrevole, ma ora inizia la pietraia e qui bisogna rallentare e tenere premuti i freni, perché altrimenti qua non va tanto bene. Sentino. Altro salto, e ora giù dritti, qui è tutto infangato. Piano, piano, perché il fango qui può essere pericoloso. Lunga, qui diventa bello ripido, piuttosto ripido, come una pietraia impegnativa. Ok, finito il primo tratto in discesa, ora c'è una leggera salita in questo tratto che bisogna pedalare. E ora si ricomincia a scendere. Altro tratto pianeggiante da pedalare. Bene, ora si balla. Scende parecchio, attenzione, curva, pietraia impegnativa, abbastanza, c'è di peggio. Bene, tratto pianeggiante, prima di una nuova discesa. Qua si scende sul serio, ragazzi.
Cuccia! 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 Ok, passati i cani, si ricomincia a scendere, adesso dobbiamo andare a destra, sentiero 28, occhio perché qui il terreno è molto accidentato, ci sono questi fossi. Fossi profondi da evitare. È molto molto impegnativo questo tratto, fare piano, gradini, mettiamoli. Qui attenzione perché c'è un tratto esposto sul lato sinistro, è molto ripido e molto scassato. Anche stretto direi. Attenzione, qui è piuttosto da stare sulla destra perché sulla sinistra si va giù. Ecco, tratto molto stretto e tecnico, bel terreno, molto ripido qua, piano piano, qui bisogna stare attenti, non infilare le ruote, questi canaloni che ci sono. Ancora gradoni. Un gradone bello alto. Ora torniamo a sinistra. Che fatica ragazzi, piccolo tratto in salita, qui siamo sul sentiero 28, qui in salita si pedala. Ragazzi, scaliamo marcia, marcia lunga.
asfalta per evitare il fango. La sella, sentiero 29, ecco qua, una serie di tornanti, per evitare quei gradoni che sono un po' troppo alti. Gradone si poteva fare, ma l'abbiamo evitato comunque. Guarda lo scassato, ragazzi. Adesso a sinistra. Una leggera salita. Il ramo in testa non fa mai male. Adesso qui si dovrebbe girare a destra, sentiero 29, e ora giù la sella si scende. Scassatissimo, ma piuttosto ripido. Qui devi andare di piano. Ciao. Ok, ora un tratto più scorrevole, torna sul ripido. Piano, perché qui si prende subito velocità, appena si mollano i freni. Molto scacciato. Oh, mannaggia. C'è un albero che è andato giù. Giù con la testa.
che ci sono i rami, qui si scorre un tratto bello scorrevole. Nuovamente marcia lunga, si scende, pezzo scassato e poi di nuovo scorrevole. L'ultimo tratto, siamo arrivati al traguardo. Eccoci qua. Bene, siamo arrivati a San Mauro, il vostro Danny Black Biker vi saluta. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!